Ciao a tutti ragazzi, sono Mattex e bentornati qui sul mio canale con un nuovo episodio della carriera con il nostro Genoa. Oggi iniziamo i mondiali ed iniziamo il calciomercato, quindi episodio comunque molto importante, nonostante sia nella fine della seconda stagione e l'inizio della terza stagione, quindi ci va ovviamente un pochettino per ingranare. Bisogna vedere tanti giocatori che magari partiranno, altri giocatori che invece arriveranno. Questa è intanto la nostra Polonia con un 4-3-1-2 con Krychowiak. Come ci dici, un giocatore che mi interessa parecchio anche per il nostro Genoa, così come Bendarek, mi interessa anche Kadzior, c'è ovviamente anche Piontek che lo vorrei riportare al Genoa. Questo forse è un po' l'obiettivo principale del mercato che faremo. Intanto porterei Glick e lo porterei titolare, quantomeno alla prima, con Bendarek sulla sinistra, essendo che è di piede debole a 3 stelle. Per il resto lascerei abbastanza così, abbiamo una squadra anche abbastanza giovane, tra l'altro. Ecco, altra cosa che volevo dirvi è probabilmente con la primavera andrò a prendere qualche giocatore in più dalla Polonia, magari mandando appunto l'osservatore proprio in Polonia per trovare magari qualcuno da usare anche in nazionale. Eventualmente non dovessimo riuscire ad usarlo tanto col Genoa, avremmo comunque la Polonia di supporto, diciamo, per avere qualche giocatore in più. Poi ovviamente dovessimo mollare la Polonia per qualsiasi ragione, avremmo comunque dei giocatori buoni in rosa che si potrebbero anche eventualmente rivendere. Tre partite oggi: Uruguay, Irlanda e Germania. Giocheremo Uruguay e Germania, simuleremo probabilmente la partita con l'Irlanda e poi ci getteremo nella prossima stagione, nella terza stagione con il nostro Genoa, vedendo così intanto chi partirà e chi arriverà, perché c'è già un giocatore che arriva a parametro zero, non so se vi ricordate chi sia. Prima partita del nostro mondiale che ci vede contrapposti all'Uruguay. Formazione 4-4-2 con Livera, Jimenez, Schettino e Di Leonardo. In difesa Waller, Valverde, Bentancur e il nostro Facundo Pellistri. Davanti Gomez e Rodriguez. Facundo Pellistri lo conosciamo, l'abbiamo avuto nel nostro annover. Ha fatto veramente bene, un giocatore splendido che tra l'altro vorrei anche riavere al Genoa, però per il discorso del non portiamo gli stessi giocatori ho preferito puntare invece poi su altri. Tra l'altro vedremo poi il mercato cosa ci offrirà perché, come sapete, quest'anno alcuni giocatori non rinnovano perché non c'è più il rinnovo automatico per le squadre avversarie, quindi potrebbe essere, magari riusciremo a trovare qualche esterno anche tra gli svincolati. Ecco intanto la formazione della nostra Polonia, scesi in porto con Rybus, Bednarek, Glik e Kedziora in difesa, Krychowiak come centrocampista difensivo, Jozwiak, Kadzior sulle fasce, Zielinski sulla tre quarti e doppio davanti, Piontek e Lewandowski. Comincia la prima del mondiale, comincia Uruguay-Polonia. Rodriguez per Pellistri, subito tocco per Rodriguez. Dall'altra parte corre l'Uruguay, c'è Valverde, servito. Valverde può posizionarsi sul destro, prova a calciare Waller. Tiro pericoloso, Szczęsny pronto a rispondere, manda la palla in corner. Attraversone, c'è Piontek che recupera Zielinski, Lewandowski può far ripartire la sua Polonia. Lewandowski palla in avanti per Kadziora che spunta dietro Bentancur. Kadziora è da solo, Kadziora ancora, Kadziora 0-1 per la Polonia e passano in vantaggio i polacchi. Qui tra l'altro Sium di Cristiano Ronaldo per Kadziora, giocatore veramente 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 molto interessante che potremmo tra l'altro guardare anche per il Genoa, un giocatore davvero interessante che è volato alle spalle della difesa, alle spalle di Bentancur. 0-1 per la Polonia. Piontek deve liberarsi del pallone in qualche modo, però aspetta, Cincischia, c'è Zielinski da solo! Piotr Zielinski, 0-2. E la Polonia raddoppia il vantaggio, 2-0 con Piotr Zielinski, una vecchia conoscenza del canale in forza al nostro Parma. Vignas. E aspettare i rinforzi. C'è Gomez che può toccare per Valverde che allarga per Waller. Salta l'uomo. Waller. Waller ancora. Passaggio in profondità dove c'è Gomez. Ma arriva il gol di Waller. Non arriva Szczęsny sul pallone. Non arriva neanche il difensore. E non ho capito che cosa sia successo perché Szczęsny buca completamente l'intervento. E anche Gomez. Palla in avanti. C'è Zurkowski. Finisce qui la partita, 2-1 per la Polonia. Passiamo alla prima di questo mondiale e sicuramente una vittoria molto importante perché lo facciamo contro una squadra importante quale l'Uruguay. Erano sicuramente forse Genoa e Uruguay le favorite per Genoa, perdonatemi, Germania e Uruguay per il passaggio del turno. Polonia che si può inserire, Polonia che può sicuramente far bene. Attenzione all'Irlanda, però diciamo che
A pronostico, il girone potrebbe essere Germania, Uruguay, Polonia e Irlanda. Vedremo con questa partita anche. Polonia e Irlanda, prima partita di questo mondiale che andremo a simulare, penso anche prima ed ultima. 2-1, buono, con Piontek all'ottavo minuto, Manning per l'Irlanda e Lewandowski per la Polonia di nuovo. 2-1, altra vittoria importante, tre punti fondamentali. Probabilmente, tra l'altro, con questa vittoria passiamo il turno, perché Germania e Uruguay pareggiano, e quindi noi siamo già qualificati agli ottavi, penso, di questo mondiale. Tra l'altro Aivu andrà in prestito al Levante, si farà un giretto in Spagna, speriamo possa crescere anche lui. Secondo match per la nostra Polonia nel mondiale, Ter Stegen in porta invece per la Germania, nostra avversaria quest'oggi, Hummels, Schüle e Ginter per la squadra tedesca. Centrocampo a 4 con Gosens, Kimmich, Goretzka e Gnabry. Tra l'altro Gosens sulla faccia sinistra molto molto bene per la Germania, è un giocatore davvero interessante. Sané, Folland e Werner invece per l'attacco, tanti giocatori veramente forti da cui forse non potremmo prendere assolutamente nulla col nostro Genoa, già un budget completamente diverso, perché sono giocatori top player, sono veramente molto forti, giocatori che probabilmente quasi tutti potranno puntare alla Champions League che noi invece non vedremo ancora nella prossima stagione, ma punteremo sicuramente al piazzamento per il Champions in Serie A. Szczęsny in porta per la nostra Polonia, Rebus, Benarek e Walukiewicz con Kedziora in difesa, Krikowiak, centrocampista difensivo, sulle fasce Jozwiak e Kadzior, Zielinski sulla tre quarti, al solito davanti Milik e Lewandowski. Quest'oggi Milik cambia con Piontek, comincia Germania-Polonia. Milik può liberarsi del pallone, lo fa sulla sinistra con Rebus che vola, deve saltare Gnabry in velocità, ci riesce Rebus, si porta avanti il pallone, calcia Ter Stegen. Ma cosa aveva fatto Rebus per portarsi avanti il pallone? Kimmich, Goretzka, tocco per Werner, deve liberarsi in qualche modo al tiro, Werner! Tiro fortissimo, fuori, ma viene inquadrato Walukiewicz, penso, Walukiewicz, ammonito per un fallo, non penso in precedenza, non mi viene in mente nulla, fallo invece su Werner, interviene prima che il giocatore possa calciare ed è calcio di rigore, Werner contro Szczęsny, prova, Werner sul palo e Szczęsny aveva anche indovinato il lato del tiro e adesso Benarek che può far ripartire la Polonia, Folland. Dietro per Gnabry, cross al centro per Havertz, Kai Havertz, 1-0 per la Germania. E arriva dopo 83 minuti il vantaggio della Germania, forse un pochino immeritato. Finisce qui la partita con Brandt che controlla il pallone, finisce 1-0 per la Germania. Ci giocavamo la testa del girone, passa la Germania come prima in questo girone. Tra l'altro devo capire perché il nostro avatar sia sempre molto più piccolo rispetto ad altri allenatori, cosa che tra l'altro non è neanche molto realistico, perché io sono più o meno alto come Love, quindi forse anche di più se non sbaglio, adesso non mi ricordo quanto sia alto. Ma detto questo, buona vittoria della Germania, noi potevamo sicuramente far gol, però abbiamo fatto una bella partita, anche su questo sono contento. Termina stagione, analisi di fine stagione, inoltre i giocatori e lo staff sono chiaramente entusiasti di lavorare con lei, saremmo pertanto felici di averla ancora con noi nella prossima stagione. Cordialmente la dirigenza del Genoa, andiamo nella terza stagione del nostro Genoa. Il calcio è tornato e tornerà anche in questa terza stagione proprio col nostro Genoa che punterà forte alla Champions. Comunque ho controllato, sono più alto di Joachim Löw, questo è fatto, ma però in FIFA lui è più alto di noi, ma può aver senso in qualche modo, forse lo vedremo comunque nei prossimi aggiornamenti, se magari questo eventualmente cambierà in qualche modo. Affronteremo negli ottavi l'Inghilterra, squadra importante, squadra difficile, che tra l'altro abbiamo già affrontato, perché noi, non so se lo sapete, ma noi siamo arrivati a questo mondiale proprio con la partita contro l'Inghilterra, perché abbiamo pareggiato contro gli inglesi, nello stesso momento il Belgio ha perso 3-1 contro la Svizzera, in quel momento ci siamo qualificati proprio per i mondiali, all'ultima giornata delle qualificazioni, quindi su questo comunque l'Inghilterra ci ha portato tra virgolette bene, speriamo di poter passare anche questo turno di ottavi, perché comunque mi piacerebbe arrivare fino in fondo con la nostra Polonia. Aibu, Portman in prestito, arriva Nainggolan e ci lascia Schöne che dopo un calvario di una stagione parte e se ne va al Copenaghen. Aibu in prestito, ecco tra l'altro il nostro secondo portiere Marcos Orozco, 77 di overall, 19 anni, abbiamo Perin,
c'è anche poi Sherpen. Benkovic, io ho il dubbio, ragazzi, perché è salito anche a 79, ma ho il dubbio se cederlo o meno, perché potremmo ricavarci veramente tanto e non mi sta piacendo. Intanto abbiamo Kruger, che possiamo rimettere sicuramente in prestito. Overgaard è già in prestito. È arrivato Rajan Nainggolan, che è un nuovo giocatore del nostro Genoa. Barbona invece va messo sul mercato, perché noi lo andremo a cedere praticamente sicuramente. Scusate il gioco di parole. Venderei anche Shomurodov, perché comunque ha 27 anni, 67, gli dovremmo rinnovare il contratto, quindi preferirei cederlo, anche se comunque mi spiace, perché su FIFA non l'hanno fatto molto interessante. L'avrei fatto almeno sul 72-73, sinceramente, per come sta giocando in campionato. Intanto movimenti non c'è assolutamente nulla. Budget abbiamo più o meno 45 milioni. Se facciamo un rapido conto, possiamo vendere Barbona sui 15, Benkovic magari sui 25 e possiamo ricavarci un 40 milioni, quindi potenzialmente potremmo avere 85 milioni, magari 80 contando i giocatori svincolati che si potranno prendere. Potrebbe essere un buon budget. Raggiungi la finale di Europa League, qualificati per la Champions in Serie A, raggiungi i quarti invece in Coppa Italia, tutti obiettivi anche abbastanza fattibili. Alta invece termina la finestra di mercato con un profitto di almeno 5 milioni, solito obiettivo anche quello delle tre partite fuori casa da vincere, o quantomeno da comunque portare a casa con il risultato inviolato, con la porta inviolata. Intanto vi faccio vedere chi ho trovato tra gli svincolati, perché abbiamo Olivier Ncham, giocatore che è stato al Genoa, abbastanza interessante, potrebbe essere una buona riserva. Poi abbiamo Hector Herrera, 81 di overall, 32 anni, sicuramente è un pochino più avanti con l'età rispetto a Ncham e rispetto ad altri centrocampisti, però potrebbe essere molto interessante, soprattutto in chiave Europa League. Anche Asenco potrebbe essere interessante quando andassimo a cedere un nostro portiere. Reis Nelson è da tenere d'occhio. C'è anche Yusuf Erdogan, però Erdogan è abbastanza bassino come overall. C'è Jerome Boateng, ma preferirei decisamente Leonardo Bonucci, un po' per questione di italianità, un po' per questione anche di realismo. Felipe Anderson potrebbe essere il nostro nuovo esterno, con Emil Forsberg sulla tre quarti. C'è anche Harvey Elliott sulla destra, svincolato. Io, ragazzi, questi sono i principali giocatori che ho trovato tra gli svincolati. Fatemi sapere voi quale andare a prendere. Secondo me sarebbe un buon mercato con Bonucci, Felipe Anderson e probabilmente Forsberg, perché potremmo così arretrare Nainggolan come centrocampista centrale e portarci Forsberg sulla tre quarti. Prossimo episodio vedremo l'Inghilterra, prima giornata sarà contro l'Inter in campionato, vedremo, speriamo anche magari quarti e semifinale. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale con un nuovo episodio del nostro Genoa, e ci vediamo in live sulla piattaforma Viola tutti i giorni dalle 4 alle 6. Ciao a tutti, ragazzi, ci vediamo alla prossima.